tenuto da chi è voluto, perché esiste. Allora, perché esiste, l'ho detto all'inizio, non fa parte del programma Erasmus Plus. La sua organizzazione è evidentemente reticolare a rete, vede interessati 31 ministeri, quindi di 31 nazioni diverse, e il sito a cui attingere con tutte le informazioni e anche le attività è itwinwinning.net, va bene. Questo lo sapete, perché se siete qua lo sapete. Aggiungo e voglio sottolineare che questa organizzazione a livello europeo, con questo grande portale, questa grande piattaforma, ha poi però un sostegno a livello nazionale. Ci sono 37 unità nazionali in questi paesi, appunto, e in Italia l'unità e-twinning è presso l'Indire, e quindi adesso passo a presentarvi il nostro ospite molto competente di Indire, la Alessandra Tosi, che ci parlerà dell'innovazione e dello sviluppo professionale attraverso e-twinning, che è il cuore praticamente di ciò che vogliamo oggi lanciare: innovazione e sviluppo professionale in un'ottica europea. Prego e benvenuta. Grazie mille, sono veramente molto contenta di essere qua e ringrazio anch'io tutti per l'ospitalità ed anche il direttore e gli assessori che mi hanno preceduto per gli interventi e gli effetti. Io insomma sono stata a tanti eventi, però raramente a livello politico poi partecipo con tanta passione e con tanto interesse, quindi sono messi fortunati e questo è bello, anche perché come chi sa che è in e-twinning da tanto, e-twinning è principalmente un'azione democratica, no? Che parte veramente dal basso, in cui i docenti che hanno idee, che hanno iniziative, che hanno buone pratiche, si fanno strada un po' da soli e arrivano velocemente poi anche a una certa visibilità anche a livello europeo. Però diciamo in questa prima fase il training è stato un po' per i più pionieri, invece perché venga messo a sistema, perché diventi una cosa diffusa, chiaramente è indispensabile l'appoggio e l'aiuto delle istituzioni, quindi ben venga questo connubio che qui in Piemonte sembra insomma essere sulla buona strada. Comincio spesso appunto i miei interventi con questa immagine perché rende bene l'idea di che cos'è il e-twinning. È un'immagine ormai un po' vecchia del 2009 in cui non ci sono i contorni dell'Europa, ma l'Europa è disegnata solo dai puntini fatti dagli insegnanti e dai legami tra di loro fatti dai progetti, e quindi questo rende bene che cos'è e-twinning. E-twinning è una comunità di docenti in Europa che poi offre tutta una serie di servizi e altre opportunità di cui andremo un po' a parlare. Le finalità principali sono tre, ora voi lo sapete probabilmente. Una domanda prima che continuo: quanti di voi sono registrati in e-twinning? Ok, la maggioranza. Quanti di voi sono attivi, quindi sia un progetto o hanno fatto una formazione, comunque hanno fatto qualcosa con e-twinning? Un po' meno. Ok, speriamo da oggi in poi magari con maggiore entusiasmo potete partecipare. Chiaramente l'innovazione didattica è una finalità principale, anche quella con cui nasce nell'e-learning nel lontano 2005, che poi tanto lontano non è, ma in termini di tecnologie è veramente tanto tempo fa. E quindi per l'introduzione dell'innovazione nella scuola in modo sostenibile e graduale a partire proprio dai docenti. Un'altra grossa finalità è la formazione e lo sviluppo professionale, e questa parte si è arricchita soprattutto negli ultimi anni e oggi diciamo è diventata, al pari dei progetti di gemellaggio europei, una delle grosse colonne portanti di e-twinning. E ovviamente la dimensione europea, quindi l'internazionalizzazione delle scuole, l'inserimento di una dimensione europea e l'educazione alla cittadinanza per le nuove generazioni. Brevemente, non vi parlo di numeri perché appunto sono già stati detti, però è interessante vedere come cresce e-twinning dal 2005. Devo dire che in Italia abbiamo dei numeri stratosferici, soprattutto negli ultimi 2 o 3 anni. Abbiamo un grosso boom di registrazioni in Italia, in Piemonte, ma in Italia in generale. E come vedete ho cercato di mettere qui le varie cose che sono successe.
e chiaramente negli ultimi anni si addensano molte cose e soprattutto c'è un allineamento tra quelle che sono le politiche a livello nazionale e quello che sono gli obiettivi di twinning, e quindi il CLIL, le indicazioni per il curriculum, il piano nazionale della scuola digitale, la buona scuola, adesso ultimamente il piano della formazione, sono tutti elementi della politica nazionale in Italia che bene o male spingono nella direzione degli obiettivi di twinning, e quindi c'è questa sinergia che chiaramente ha reso il twinning molto più popolare negli ultimi anni. E anche questa, diciamo, a partire dal 2013 perlomeno, la decentralizzazione degli eventi regionali. Prima eravamo solo noi a livello centrale a fare gli eventi e chiaramente riuscivamo a raggiungere un numero molto molto più grande di persone. Da quando abbiamo decentralizzato, soprattutto grazie all'aiuto dell'USR, siamo riusciti a diminuire i costi, perché chiaramente ci sono meno trasporti dei docenti, e aumentare in modo esponenziale il numero di docenti raggiunti. Un enorme grazie alla rete degli ambasciatori, ai referenti e agli USR. Vado veloce, appunto, perché già più o meno conoscete cos'è Twinning. Sapete che comunque ci sono tre livelli: un portale pubblico accessibile a tutti con già un certo numero di informazioni, poi il singolo docente si registra, quindi a titolo personale, non registra la scuola, registra se stesso, e nel momento in cui si registra per la prima volta chiaramente deve inserire i dati della sua scuola, ma non è un passaggio ufficiale della scuola, quindi è proprio a titolo individuale. E questo è importante perché a volte qualcuno magari ha paura di registrarsi perché pensa chissà quali conseguenze. No, la conseguenza è di entrare nella community e poter avere accesso a miriadi di opportunità di formazione gratuite e reti di docenti. E chiaramente, appunto, le possibilità adesso sono di fare progetti, entrare in delle reti di docenti in cui discutere di argomenti di interesse comune, oppure appunto sfruttare le occasioni di sviluppo professionale. Per le reti di docenti, questo appunto è una cosa relativamente nuova e che sta avendo un grosso successo soprattutto in Italia, quindi qualsiasi rete, anche solo italiana, o anche addirittura all'interno della stessa scuola, può aprire un gruppo sulle twinning e avere a disposizione la piattaforma, che è molto simile a quella del Twin Space per chi ha fatto già dei progetti, quindi avete un forum, la chat, un archivio, quindi potete condividere dei file, e avete, molto importante, anche il sistema di videoconferenza, quindi Adobe Connect, che normalmente è a pagamento, totalmente gratuita, quindi pensate anche alle potenzialità di questo. Vi volevo solo far vedere che ci sono alcuni gruppi particolarmente importanti, si chiamano sponsorizzati, featured group, che sono quelli gestiti a livello europeo, mentre poi quelli che gestite voi sono autogestiti ovviamente. Voi potete domani aprire un gruppo e invitare i vostri colleghi oppure i vostri contatti. Potete renderlo chiuso o aperto a seconda di quali sono le vostre finalità. Però poi ci sono alcuni gruppi particolarmente interessanti, come il gruppo Virgilio, che è un gruppo in cui il docente che ancora non ha molta esperienza può entrare, dove trova colleghi che lo aiutano e lo supportano nei primi passi. Il gruppo dello School Management, quindi per IDS, questa è una novità, diciamo, che è stata introdotta dalla conferenza tematica di Firenze nel settembre, e quindi c'è un gruppo per dirigenti scolastici che vogliono collaborare all'interno di Twinning a livello europeo, quindi pensate alla potenzialità di questo tipo di rete. Poi i safety e tanti altri argomenti che possono interessare. Vado veloce perché appunto siamo un po' in ritardo. Quindi le idee, come usare queste reti? Se avete delle reti a cui partecipate, magari non avete a disposizione una piattaforma, potete chiaramente, previa registrazione, utilizzare un gruppo Twinning. E quindi una rete già esistente, fate registrare i docenti, vi registrate e poi potete usare la piattaforma. Anche all'interno della stessa scuola, per esempio, se volete fare gruppo, per esempio, in un comprensivo tra i docenti della primaria, i docenti delle medie, oppure tra docenti di uno stesso consiglio di classe, come potete
utilizzarlo veramente come volete voi, però è importante perché avete a disposizione una piattaforma online con tutti i servizi che ne conseguono. Rete di scuole Erasmus Plus, esiste già un gruppo per il K1, ma penso anche per il K2, quindi scuole che si mettono in rete per scambiarsi esperienze e tante altre idee che potete, a cui potete pensare voi. Per la formazione dei docenti, di nuovo, come vedete, ci sono tantissime le opportunità, soprattutto sviluppate negli ultimi anni. Queste sono solo le occasioni di formazione online. Tutte le informazioni le trovate sul nostro sito, nella sezione che è www.etwinning.it, mentre .net è il portale europeo, noi siamo .it. E abbiamo i learning events che vengono organizzati a livello europeo e sono dei, non corsi, però diciamo, degli eventi online di una o due settimane abbastanza intensivi, in cui per entrare c'è una selezione, insomma, perché ormai sono molto molto popolari, quindi quando si aprono, soprattutto gli italiani, devo dire, partecipano in massa e quindi ci sono delle quote nazionali, perché non possiamo occupare tutti i posti noi. Però insomma, sono molto richieste e sono su argomenti più svariati, sia dei twinning ma anche fuori dai twinning. Per esempio abbiamo avuto in italiano due learning event nel 2016 sul piano nazionale della scuola digitale, che sono stati presi di assalto da ovviamente principalmente italiani, ma insomma abbiamo anche dei learning events che sponsorizziamo noi in italiano. Chiaramente quelli europei sono in genere in inglese, ce n'è qualcuno in francese, qualcuno anche in tedesco. Gli online seminars invece sono più brevi, quindi 3-5 giorni con una serie di attività tra un evento e l'altro, oppure gli expert talks o i webinar, che sono un evento spot in cui un esperto internazionale o, se lo organizziamo noi, anche nazionale, parla di un argomento per circa un'ora e poi c'è una mezz'ora, 40 minuti di discussione aperta, quindi i docenti hanno la possibilità di fare domande direttamente all'esperto. E devo dire che anche questa opzione è sempre molto presa d'assalto. Noi abbiamo recentemente fatto, ne facciamo più o meno uno al mese a livello italiano e sono sempre più popolari, chiaramente con un certificato di attestazione alla fine, quindi adesso c'è anche più fame di certificazione della formazione, diciamo l'interesse aumenta con la formazione obbligatoria. Molto molto interessante è stato quello sull'inclusione fatto dal professor Janes dell'Università di Bolzano, per cui abbiamo avuto 2000 richieste per una cosa che normalmente può la capacità di prendere 200 posti, non di più, quindi veramente la razza è stata molto, è stato difficile selezionare e abbiamo scontentato molti, ma lo ripeteremo. E poi ci sono dei corsi. Per esempio adesso è appena partito il corso online sul twinning, tenuto proprio da noi in italiano, per i docenti italiani, che dura 2 mesi, in cui ci sono 2 o 3 webinar intervallati da alcune attività da fare online all'interno di un gruppo twinning, che proprio accompagnano il docente nella formazione su twinning. E il prossimo sarà a primavera prossima. E niente, poi ci sono gli eventi live, quelli che i singoli docenti possono organizzare, quindi voi stessi, se vi sentite per esempio particolarmente bravi nell'utilizzare uno strumento web 2.0, potete organizzare un evento live e condividere questa vostra conoscenza con gli altri docenti, così come voi potete partecipare agli eventi organizzati dagli altri docenti, perché appunto stare nei twinning è veramente anche avere lo spirito e la volontà di condividere con la comunità. Prendere e dare. Ci sono poi appunto i seminari invece in presenza, come questo qua, i seminari regionali, ci sono poi i seminari nazionali, ne facciamo in genere uno all'anno, quello che comprende anche la premiazione dei migliori progetti, tra cui appunto avremo Silvana Rampone che verrà premiata quest'anno. E poi ci sono i seminari multilaterali e i PDV, quindi Professional Development Workshops, che sono seminari all'estero che vengono organizzati dai nostri colleghi, a cui noi mandiamo chiaramente un numero limitato di docenti, perché Twinning, sapete, è virtuale, però ci sono questi momenti di, rari di formazione all'estero e anche su questi abbiamo moltissime domande, quindi la selezione è abbastanza dura.
perché soltanto un numero limitato di docenti avrà la possibilità di andare all'estero, però ci sono e sono appunto importanti. Quindi molto brevemente come funziona il Twinning? È un processo lento che porta all'innovazione della scuola in maniera molto sostenibile secondo noi, perché si comincia a livello, diciamo, di questa scala ideale con un progetto molto semplice. Ho messo Christmas Cards perché è il progetto di Natale è un esempio tipico di un primo progetto, quando uno ancora non conosce bene la piattaforma, non sa come muoversi, e quindi magari comincia con un progetto semplice in cui ci scambiamo i saluti di Natale, ci presentiamo e finisce lì. Però chiaramente questo è solo l'inizio e soprattutto è importante come vuoi, quando vuoi, se lo vuoi. Quindi non c'è nessun obbligo, siete voi che decidete quando farlo, come farlo, adattandolo alle vostre competenze e ovviamente a quelle dei vostri studenti e allievi. E poi piano piano però c'è negli anni un processo di crescita, per cui magari poi si partecipa a un webinar, oppure un learning event, si conosce un collega, il collega ci insegna un qualche cosa, allora magari l'anno dopo facciamo un progetto un po' più ambizioso, partecipiamo a un altro evento, troviamo un partner straniero che ci insegna un sacco di cose nuove e piano piano abbiamo una progressione verso la qualità e verso appunto il Twinning come nuovo modo di fare scuola. Per cui normalmente magari tutti voi fate dei progetti a scuola, no? In realtà sarebbe molto semplice aprirvi leggermente all'Europa inserendo magari anche solo un'attività di un mese in cui una parte di quello che voi avete pianificato di fare durante l'anno lo fate insieme ad un partner europeo, quindi non dovete reinventare e fare chissà cosa. E chiaramente non è che il Twinning è la soluzione. I progetti possono essere buoni come cattivi, non è perché fate Twinning e tutto si risolve. Chiaramente i contenuti li mettete voi, però è un modo per introdurre gradualmente un cambiamento che poi, dall'esperienza abbiamo visto, porta sempre a una crescita e a un miglioramento continuo. Come vi ho detto, appunto, Twinning è in linea con le principali politiche nazionali. Qui ho elencato solo alcune di quelle che vi ho detto già prima, quindi le indicazioni nazionali per il curriculum, per lo sviluppo delle competenze chiave. Noi già dal 2006, dalla raccomandazione europea sulle competenze chiave, abbiamo cominciato a lavorare sulle competenze quando in Italia ancora non se ne parlava tanto. Poi chiaramente con le indicazioni questo è diventato un obbligo per le scuole, per i docenti, e chiaramente il Twinning adesso viene visto come uno strumento per facilitare l'introduzione di questo cambiamento della didattica. Il CLIL ovviamente come è abbastanza ovvio, no? Perché fare lezione in una lingua straniera veicolare è molto più facile se abbiamo dall'altra parte un partner con cui interagire, quindi acquista maggiore significatività. E la buona scuola, in cui appunto si introduce il diritto dovere della formazione professionale, la valorizzazione del merito, l'enfasi sulla lingua straniera e le competenze digitali, sia per alunni che per i docenti. Il piano nazionale della scuola digitale, su cui mi soffermerò un po' di più, quindi in particolare per quanto riguarda le competenze digitali e le competenze degli studenti e la formazione dei docenti. Ed infine il piano per la formazione dei docenti, che stiamo anche noi ancora studiando, appena uscito, per vedere di riuscire a fare in modo che tutta la formazione Twinning sia poi riconosciuta ai docenti che nella loro formazione. Ma ci siamo. Tanto queste slide ve le lascerò, quindi facciamo un po' di link a materiali fatti da docenti, ambasciatori, su come fare CLIL con il Twinning. Sulle competenze, appunto, rispetto a quello che ho detto finora, volevo aggiungere anche che abbiamo dal 2014-15 una task force di ambasciatori che lavora proprio su come declinare le indicazioni con il Twinning e come rendere più evidente questo legame e quindi usare il Twinning anche nella certificazione delle competenze o quantomeno nella valutazione delle competenze. E dopo mi soffermerò un po' di più.
Quindi una didattica con i quindi, questi sono dei punti che sono venuti fuori da un seminario con dei docenti esperti, no? A cui abbiamo chiesto, allora, che cos'è, voi che siete esperti, cosa vuol dire fare i twinning? Quindi chiaramente una didattica per progetti, interdisciplinarità e collegamento con la vita reale, la lingua veicolare usata in un contesto vivo e motivante, l'uso delle nuove tecnologie come strumento di produzione e comunicazione, quindi non come fine a se stessi, ma come mezzo, come strumento, lavoro di gruppo, ruoli, compiti e responsabilità per gli alunni, un lavoro per obiettivi con delle scadenze, peer learning, perché nei lavori di gruppo veramente i ragazzi si aiutano a vicenda, l'uso di canali, di strumenti, canali e registri diversi a seconda del contesto, quindi la scelta di un linguaggio, devo fare una presentazione, userò un PowerPoint o un Prezi, devo fare un lavoro di gruppo, sceglierò un altro tipo di strumento, e quindi l'uso delle click in modo, diciamo, razionale e funzionale soprattutto. Collaborazione in contesto multiculturale e multilinguistico, uso critico e sicuro di internet, come diceva l'assessore prima, non è una scelta, le nuove tecnologie ci sono e se domani i ragazzi andranno a lavorare useranno le nuove tecnologie come le usiamo noi, quindi non è tanto una scelta di dire tecnologia sì o tecnologia no, ma come usarle in modo positivo, perché appunto i ragazzi già le usano ma spesso sono degli utenti passivi, non sanno in realtà usarle in modo creativo e quindi l'insegnarlo e fare progetti come twinning aiuta a dare un'accezione positiva all'uso delle nuove tecnologie. E quindi poi abbiamo preso per fare vedere come diciamo, fossero poi in linea con le politiche nazionali un pezzo del profilo appunto delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione dalle indicazioni, mettendo in evidenza alcune frasi, pure non starò a leggere tutte perché sono tante, però appunto lo studente è in grado di affrontare in autonomia e responsabilità situazioni di vita tipiche, riconosce e apprezza diverse identità, tradizioni culturali e religiose, esprime le proprie opinioni in modo autonomo, usa il registro linguistico appropriato e così via, qui ce ne sono un'altra schermata, tutte cose che come vedete sono perfettamente in linea con le risposte che abbiamo dato docenti esperti di twinning, no? Quindi è abbastanza evidente come il collegamento sulle competenze sia evidente. Abbiamo appunto la task force di ambasciatori che sta creando delle griglie di indicatori, cioè in realtà le ha già create, adesso siamo nella fase in cui le vogliamo sperimentare, che vengono usate per l'osservazione e la valutazione delle competenze chiave fatte proprio sulla base delle schede ministeriali, perché abbiamo detto non vogliamo ovviamente aggiungere niente di nuovo, non deve essere un qualcosa in più, ma deve essere uno strumento per facilitare il docente, proprio per mettere in evidenza questo legame che c'è tra i twinning e la normativa, diciamo. Qui adesso, questo è un estratto della scheda sulla competenza matematica, giusto per farvi vedere che è, diciamo, costruito in modo organico in verticalità e quindi dall'infanzia alla primaria, dalla primaria al secondario e primo grado, al biennio, al triennio. Quindi sono 5 schede che declinano la normativa relativa alle indicazioni curricolari in schede con degli indicatori tipicamente di attività e training, no? Quindi questo strumento, una volta che sarà sperimentato e validato anche da esperti esterni, potrà essere ancora più utile. Vado veloce, sulla buona scuola, appunto, sul piano nazionale scuola digitale ci sono un po' di alcuni estratti, per la prima volta e quindi viene nominato e riconosciuto ufficialmente da una norma, un qualcosa di ministeriale, no? Finora eravamo abbastanza quegli sconosciuti fanatici di internet, adesso diciamo piano piano c'è un riconoscimento anche dall'alto e questo ci fa molto piacere e ci ha dato anche una grossa pubblicità in termini di numeri. Quindi si riconosce il valore di twinning
training come palestra per l'innovazione, per l'uso delle nuove tecnologie e per l'introduzione appunto dell'innovazione a scuola. Posso? No? Allora, tutte le slide saranno messe sul sito erasmusplus.istruzionepiemonte.it. Quindi adesso un ascolto rilassato e interessato, le slide ci saranno. Sì, poi siamo appunto molto in ritardo, quindi vado un po' veloce. Giusto per dire quali sono i punti in cui quindi ha più senso all'interno del piano nazionale a scuola digitale, ovviamente le competenze degli studenti e la formazione del personale. E vado veloce, lascerò tanto queste slide. Quindi alcuni estratti, per esempio: l'educazione dell'era digitale non deve porre al centro la tecnologia, ma i nuovi modelli di internazionalizzazione didattica che la utilizzano. Quindi non è la tecnologia di per sé, non ci interessa il fanatico che usa tutte le nuove tecnologie e le prova tutte, ma il docente che riesce a usare in modo razionale e funzionale la tecnologia giusta per l'obiettivo didattico giusto, no? Quindi non ticca a tutti i costi in modo non razionale. Le competenze del XXI secolo, vado veloce, quindi come può aiutare Twinning? Chiaramente il coinvolgimento degli studenti nei progetti Twinning porta alla realizzazione della maggior parte, o almeno facilita, va nella direzione richiesta dal Piano Nazionale della Scuola Digitale. E poi trovate anche molte ispirazioni, ci sono delle pubblicazioni, è uscita ora, l'ho portata dietro ma l'ho scordata là, la nuova pubblicazione proprio che si chiama Competenza Digitale, Growing Digital Citizens, che uscirà a breve, sarà online, e trovate i link. Esiste poi una pubblicazione più vecchia del 2014, Sviluppare le competenze degli alunni per mezzo di Twinning. I lavori della task force saranno resi pubblici nel 2017, quindi ci sono fonti di ispirazione. E chiaramente per la formazione dei docenti, mi soffermo un attimo sul piano della formazione dei docenti. Vedete, queste sono le priorità del 2016-19 in attesa della messa, diciamo, implementazione al sistema tramite tutto, insomma, vabbè, quello non entra nel piano nazionale perché se no non, esatto. Però vedete, le priorità sono didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base, competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento, competenze della lingua straniera, integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale. Quindi sposa perfettamente tutto quello che ingloba il Twinning. E quindi come può aiutare il Twinning? Tantissime opportunità di formazione gratuite, certificate, quindi insomma veramente solo per questo c'è un motivo per entrare, la possibilità di usare dei gruppi, di fare rete e usare ambienti virtuali e tutta l'assistenza che questo comporta in termini di ambasciatori, Indire, USR. Questa slide finale, perché il Twinning? Chiaramente per gli studenti, per la motivazione degli studenti, per lo sviluppo delle competenze, per i docenti, per lo sviluppo professionale e anche per la motivazione, perché poi chi entra nel Twinning spesso ci dice: io non tornerei più indietro perché mi ha aperto un mondo di nuove opportunità di cui non posso più fare a meno. E chiaramente per sperimentare l'innovazione, perché come dice Anne Gillerand, la nostra referente pedagogica a livello europeo, e Twinning is the place where you can fail, quindi qui si può sbagliare, nessuno vi sta dietro, voi fate quello che vi sentite di fare e se va male riproverete il prossimo anno e verrà meglio. E questo è tanto. E per la scuola, chiaramente, in termini di visibilità, competitività, ormai sappiamo che per le scuole è importante attrarre i ragazzi, convincere i genitori, e questi sono tutti argomenti dell'internazionalizzazione, dell'uso delle nuove tecnologie in un ambiente sicuro, che sono importanti. Chiaramente se i docenti sono bravi, poi cominciano ad avere quelli di level, cominciano a esserci degli eventi regionali, vengono premiati e tutto questo cresce la visibilità della scuola. Chiaramente l'innovazione è un modo più semplice e a costo zero per andare nella direzione dell'adeguamento verso le politiche nazionali,
e superare ovviamente i confini della propria scuola e entrare in una rete europea. Una breve postilla per i dirigenti scolastici, ce ne sono qui dentro dirigenti scolastici? Qualcuno, ok. Sarà una delle priorità insieme per il 2017-2018 avremo due priorità. Uno, il coinvolgimento più attivo dei dirigenti scolastici, perché chiaramente per i docenti è fondamentale avere un ruolo attivo del dirigente, e l'altro è la scuola, incrementare il numero delle scuole dell'infanzia, perché per ora sono poche. Abbiamo poi per il 2017 in particolare un'opportunità per i DS, ora mi rivolgo a quei due o tre che ho visto sono là, di collaborare con dei dirigenti francesi. Quindi se siete interessati, se qualcuno di voi parla francese, è interessato il prossimo anno a fare questa collaborazione, è un progetto nazionale francese, sperimentale, in cui tra l'altro è previsto anche un incontro poi in Francia, di collaborazione online tra dirigenti francesi e altri dirigenti europei. Quindi se siete interessati contattate me o Francesca Carpo e vi mettiamo in contatto. Come abbiamo detto, c'è un nuovo gruppo per dirigenti e dal 2017 verrà introdotto il nuovo concetto di e-twinning school. Non mi dilungo, però questa è una grossa innovazione, secondo me in Italia avrà molto presa, quindi ci sono dei criteri minimi per cui una scuola si può candidare. Se diventa un e-twinning school ci sarà un riconoscimento ufficiale della commissione, quindi probabilmente una lettera, una placca e un badge digitale, quindi tutta una serie di premi o riconoscimenti che aumenteranno ancora la visibilità della scuola. Ringrazio alcune ambasciatrici a cui mi sono ispirata per le slide sul Piano Nazionale della Scuola Digitale, perché ovviamente io non sono un'esperta, ma loro sì. E qui avete tutti i nostri contatti e io vi ringrazio.